Comandante Lazzaro Fontana, lo abbiamo presentato. Buon pomeriggio, comandante, intanto. Buon pomeriggio a voi tutti. Senta, volevamo capire, intanto dicevamo che lei, oltre a essere comandante appunto del Corpo di Polizia dell'Unione dei Comuni Matildici, ha anche un incarico particolare, diciamo, in termini di polizia locale. Ce lo vuole spiegare? E poi ci può spiegare anche un importante lavoro, diciamo così, di rielaborazione delle norme che lei fa. Prego. Sono componente dell'ufficio di staff della Presidente nazionale dell'Associazione Nazionale della Polizia Municipale di tutta Italia. Siamo tre colleghi che appunto supportiamo il Presidente nazionale nei suoi incarichi istituzionali che ha e io ho anche l'incarico in qualche modo relativamente soprattutto alla pandemia Covid di fare il coordinamento tra le norme nazionali e le norme delle singole regioni per far sì che i nostri colleghi delle polizie ad ordinamento locale possano agire in modo, diciamo, coordinato e soprattutto omogeneo sul territorio, perché è importante avere delle regole, ma è importante anche applicarle in modo appunto omogeneo per fare in modo che gli operatori sappiano poi come si devono comportare anche i cittadini. Senta, veniamo dunque al lavoro che lei ha fatto, diciamo, rivedendo, cercando di chiarire, ecco, perché sostanzialmente in questo decreto riaperture mancano alcuni aspetti, no? Saranno probabilmente, comandante, trattati poi a loro volta con una circolare, però in attesa di questa circolare domani si riapre. Ecco, allora, quali sono le principali regole che riguardano espressamente la riapertura di ristoranti e bar? Essenzialmente torniamo in qualche misura alla possibilità di somministrare le bevande e gli alimenti, non all'interno dei locali, perché questo potrà avvenire solo dal 1° giugno, ma all'esterno dei locali, diciamo così, all'aperto, ma non solo all'aperto, ma deve essere anche fatto in tavoli, quindi in qualche modo in una posizionamento che permetta già di sapere che è rispettata la distanza cosiddetta sociale tra le persone, il famoso metro che ci deve essere tra le persone che non dimentichiamoci, mentre mangiano si devono togliere la mascherina, quindi è Certo. ancora di più pregnante avere appunto questa distanza che permette di non trasmettere, qualora uno dei due sia ammalato, il virus. Chiaro. Perfettamente chiaro. C'è poi questo grande tema delle ore 22, no? Rimane questo coprifuoco. Abbiamo qui l'onorevole, non so se lei ci stava già seguendo, comunque abbiamo ospite l'onorevole della Lega Benedetta Che Fiorini, saluto. che Sì, stavo già seguendovi. la saluta. Ecco. Dicevo questo, che ha appena lanciato questa petizione anche qui dai nostri studi spiegando in cosa consiste. No al coprifuoco, sostanzialmente dice la Lega. Intanto il coprifuoco c'è, prego, onorevole. Ho presentato anche un ordine del giorno per impegnare il governo affinché si possa utilizzare anche lo spazio interno dei ristoranti, almeno per i nuclei familiari. E quindi questo è passato. Adesso vediamo che cosa succederà prossimamente. Ecco, quindi questo è un aspetto importante, per cui possono esserci anche ulteriori sviluppi anche Questo è un a breve. ordine del giorno che impegna il governo a valutare la possibilità di. E quindi io, la Lega sta andando in questa direzione perché non tutti i ristoranti hanno la possibilità di avere una distesa fuori. Io penso semplicemente anche alle città d'arte, alle città storiche che magari hanno degli spazi limitati e possono avere, sì o no, due tavolini fuori, ecco. Chiaro. Dicevamo, comandante, c'è poi questo aspetto, no, che il governo dovrà chiarire, quello relativo al fatto che se per esempio piove e dei clienti sono all'aperto a mangiare, che accade? Dentro non possono certo entrare. Ma guardi, effettivamente noi stiamo aspettando delle indicazioni a livello centrale, però ritengo che già nell'immediato, non mi auguro che lunedì o martedì non inizi a piovere improvvisamente. Ecco, il termine che ho utilizzato è l'improvvisamente. È ovvio che in qualche modo se c'è già la persona seduta che sta consumando il primo, il secondo, insomma, o qualcosa, deve trovare il modo per andare al coperto. Se c'è il
tavolo di fianco che magari è sotto un ombrellone si sposterà, se non c'è il tavolo di fianco con un ombrellone proverà da qualche soluzione temporaneamente all'interno. Certo che se arriva un cliente che ha prenotato e non ha ancora iniziato a mangiare e fuori piove, dispiace, ma quel servizio quel giorno non si potrà fare, come uno che deve prendere il caffè, non è perché fuori piove, ah no, vado dentro a prendere il caffè, no, il caffè purtroppo in quel momento, se non hai ancora fatto l'ordinazione materiale, dovrai rinunciarci e aspettare un momento in cui la stagione consenta di fare ciò. Poi vedremo cosa dice il Ministero, ma credo che un po' di, insomma, di razionalità gli organi di polizia sicuramente l'avranno, e se mette il cliente fuori che aspetta, si mette a piovere e a grandinare, questa persona deve andare ovviamente al coperto, magari mangerà solo il primo, non farà il secondo, il contorno, il dolce, il salato e la mazza caffè, però almeno quello che sta mangiando dovrà concludere. Senta, e a proposito di bar invece, quindi conferma che non si può prendere il caffè al banco? Allora, bisogna che qui peso le parole, perché purtroppo nel giuridichele hanno un significato che poi si riverbera nel pratico. Il barista sicuramente, perché questo dice anche la circolare del Ministero, oltre che il nostro studio, potrà servire la tazzina di caffè al banco. Ma dopodiché il cliente, se vuole fare in autonomia, si prende la sua tazzina, non lo può assolutamente consumare, bere al banco, in piedi, ma neanche seduto dentro il locale, la deve prendere e portare all'esterno, con la garanzia che ci sia il posto per sedere, perché vi ricordo che dalle 5 di mattina alle 18 nelle adiacenze del pubblico esercizio, quindi del bar o del ristorante, non si può consumare se non nei tavoli appositamente destinati. No. Quindi non mi posso mettere sulle scale del bar o del ristorante e mangiare la pizzettina al trancio o prendere il caffè, questo non si può fare. Se io prendo la pizza al pancio o anche il gelato, devo allontanarmi, non mi dica di quanti metri perché non c'è scritto, ma devo allontanarmi almeno a vista da questo locale, quindi non devo essere più visibile, e mi posso mettere su una panchina tranquillamente lungo la strada, ribadisco dalle 5 alle 18 e mangiare il mio gelato. Sì. Dopo le 18, per evitare l'effetto movida, il Ministero è stato molto chiaro, soprattutto i bar, non possono più servire per asporto, quindi non possono dare la classica bottiglietta di birra o altri prodotti, perché sennò si formerebbero degli assembramenti nell'immediatezza di questi locali con tutti i problemi conseguenti. Senta, comandante, un'ultima domanda, poi la lasciamo al suo lavoro, ed è questa: cambia qualcosa per le mense rispetto a prima? Per le mense che erano già autorizzate, sono tuttora autorizzate anche in zona rossa, in zona arancione, a servire agli operai di mangiare al coperto all'interno rispettando le distanze di sicurezza, rimane tutto invariato. Quindi il fatto che abbiamo dei ristoranti, ne abbiamo diversi anche sul mio territorio ma in ambito provinciale, che hanno o avuto l'autorizzazione, per meglio dire, hanno fatto una comunicazione per poter essere considerate mensa e per servire degli operai convenzionati, loro continueranno a servire all'interno dei propri eventi più o meno occasionali, anche se hanno prenotato, dovranno essere serviti solo ed esclusivamente all'esterno e solo ed esclusivamente in posti a sedere sotto i tavoli. Perfettamente chiaro. Grazie, comandante. Noi sicuramente proveremo a risentirla anche nei prossimi giorni, perché ci è davvero di supporto non solo per gli esercenti ma anche per gli stessi utenti, gli stessi clienti, perché qui si incorre facilmente nella famosa sanzione, magari basta solo conoscere un po' meglio le regole. Grazie mille, buon lavoro. A disposizione, buona serata a voi. Grazie.